Ciao a tutti e benvenuti a Do It Yourself Ispirazione. Oggi creiamo dei fiorellini di foam clay. Il foam clay lo abbiamo utilizzato anche nei precedenti video, se vi ricordate bene. È come diciamo un Play-Doh, un pongo, molto modellabile, molto colorato, ma la caratteristica del foam clay è appunto questa, è di avere queste palline bianche che rendono il tutto un pochino più vivace, un pochino più bello e questi colori veramente sgargianti. Qui vedete che ho dei fili appunto per far sì che i miei fiori diventino magari anche dei portachiavi. E vedete appunto, vi dicevo, molto modellabile perché è completamente asciutto ma risulta modellabile come se fosse bagnata. E i colori sono assolutamente veramente sgargianti, super colorati. Questo è il mio fiorellino che ho realizzato, che è carinissimo, la forma è proprio adatta. Vedete qui si possono fare tante cose col foam clay. E io ho preso questi colori, cioè ho appunto il giallo fluo, il rosa, l'arancione, poi il giallo più scuro e il mio viola. Ora metto da parte il mio fiorellino che ho già realizzato e provo a realizzarne un altro insieme a voi. Allora prendo il giallo fluo che mi farà appunto da il pistillo, lo modello, ok, che è il mio centro ovviamente, e poi scelgo come colore per i petali il viola. Modello un po' a modo e lo attacco in questo modo, vedete che rimane fisso, attaccato molto bene, quindi non c'è nessun problema. E poi per creare un po' di colore, quindi per alternare anche i colori, alterno lilla e rosa, anche questo rosa è abbastanza fluo. Continuo con il lilla. Poi ancora rosa. Metto il mio spago così da inserirlo già, vedete, lo metto sul lato in modo tale che il prossimo petalo lo andrà a chiudere e a fermare. Poi ancora lilla. Eccoci qui il mio fiorellino dai 6 petali coloratissimi, bellissimi, molto brillanti, che posso usare come portachiavi oppure da appendere da qualche parte come volete. Lo modello un po', quindi per fargli prendere la forma che desidero, per farlo assomigliare a un vero fiore. Eccoli qui, i 2 fiori che ho realizzato, uno a 5 petali e l'altro a 6. E posso appunto appenderli dove preferisco, oppure usarli, come vi dicevo, come portachiavi. E niente, questo è stato il mio esperimento che ho usato grazie al foam clay che vi ho fatto già vedere negli scorsi video e che è veramente funzionale per qualsiasi cosa. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se avete già utilizzato il foam clay oppure, e se lo avete utilizzato, in che modo, per realizzare che cosa, magari ci date delle idee per i prossimi video. Iscrivetevi al nostro canale, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!